Cari amici, oggi siamo qui a casa mia in, diciamo, in delay rispetto alle solite, ai soliti video che facciamo appena usciti dalla caserma dei carabinieri, perché ieri avevamo un appuntamento urgente e quindi abbiamo dovuto rimandare. Eccoci qua comunque a argomentare sulla denuncia che abbiamo presentato ieri. Dunque, ieri abbiamo fatto, diciamo, uno dei, diciamo, la fase, diciamo, più attuale di un procedimento che va avanti da luglio dell'anno scorso. E quindi abbiamo fatto nel corso di questi mesi ben 5 querele su argomento diciamo, di senso comune di tutte e 5 queste denunce, ma che comunque diciamo, riguardano risvolti diversi, responsabilità diverse, fattispecie di reato diverse, a seconda, diciamo, dal taglio con cui mi si vuole vedere. Allora, ieri abbiamo presentato questa denuncia contro circa 300 deputati che hanno votato questa legge delinquenziale che poi andiamo a esaminare, e circa 160, qui uno per uno, nome per nome, quindi non è, noi ci aspettiamo che questi infami ci controquerelino, perché così li portiamo in tribunale e vediamo se ci hanno ragione loro o ci abbiamo ragione noi. E qui c'è poi quest'altro ulteriore elenco di 160 senatori circa, anche loro tutti diciamo colpevoli di alto tradimento, oltre che di altri fattispecie di reato, che però, ecco, così tanto per la cronaca, vanno evidenziate queste cose qua, perché altrimenti nessuno si rende conto della gravità del fatto. Questi signori sono indiziati da parte nostra nei confronti del magistrato che andrà a indagare, tralascio gli altri, ma attentato contro la Costituzione dello Stato, articolo 233, usurpazione di potere politico, articolo 287, e attentato contro i diritti politici del cittadino, articolo 294. Perché? Perché questi signori, si fa per dire ovviamente signori, approvando questa legge 56/2014 del 7 aprile dell'anno scorso, hanno messo in atto una sottrazione reale di diritti assoluti, come quello garantito costituzionalmente della capacità elettorale passiva e attiva, e sottraendo in sperequazione rispetto agli altri cittadini italiani a 20 milioni di cittadini italiani appartenenti alle 10 aree, diciamo, realizzande 10 aree metropolitane nazionali, e quindi praticamente mettendoli in sudditanza e in subordine rispetto agli altri 40 milioni. Cioè, in pratica ci sono 40 milioni che potranno continuare ad esercitare il loro diritto di voto per le elezioni degli apparati provinciali, quindi il comunale. Per le province, quindi il presidente della provincia, il consiglio provinciale, gli assessori provinciali e quant'altro. Mentre invece le 10 aree metropolitane costituende che fanno parte di questa legge 56/2014 hanno, a questi sono stati sottratti i diritti, e questi che ovviamente vengono sono diciamo subentrati da e sostituiti da delegati 100 nel caso di Roma 165 consigli comunali
che complessivamente sono circa 5.500 persone, che il 6 ottobre scorso sono andati a fare delle pseudo elezioni surrogando il volere di 4 milioni e mezzo di cittadini. È una cosa allucinante. Ma la cosa ancora più grave è che, a prescindere dal voto di questi 5.500 usurpatori di diritti degli altri 4 milioni e mezzo, questi non hanno manco potuto votare per l'elezione del sindaco, hanno solo votato per l'elezione del super consiglio comunale, cioè delle elezioni dei 24 fra di loro, perché se la cantano e se la ballano, se la suonano. Praticamente hanno potuto eleggere solo 24 super consiglieri comunali, ma non il super sindaco, il quale era già stato individuato nella persona di Ignazio Marino, a prescindere da qualunque tipo di elezione. Questa è una follia assoluta, è una mancanza di democrazia assoluta. Non solo non c'è riconosciuto il diritto all'elettorato, ma addirittura viene imposto un diktat dall'alto, per cui uno deve accettare a prescindere. Ecco, poi un infame come Marino, che abbiamo denunciato decine di volte, figuriamoci proprio. Ecco, questa è la situazione attuale, quindi sarò molto sintetico questa volta. Abbiamo più volte esaminato la tematica, non è il caso adesso di entrare nel merito, perché non è materia comprensibile a tutti, e quindi sarebbe superfluo. Quello che però va detto è che comunque c'è una sottrazione di diritti, c'è un'usurpazione di qualunque tipo di diritto sostanziale garantito costituzionalmente, e quindi tutto questo si ritorce, fra le altre cose, contro il cittadino che oramai non ha più nessuna possibilità di esistere politicamente, in quanto liste blindate, elettorali blindate quando va bene, e tutto quello che ne consegue. Ma soprattutto abbiamo visto in altre occasioni, per esempio, adesso approfitto, ma rimando un altro brevissimo intervento che farò immediatamente dopo, alla cosiddetta capacità imprenditoriale del cittadino. Ecco, in questa fase qui ogni diritto di qualunque genere garantito ad un cittadino in un paese libero ci è stato sottratto. Non c'è da aggiungere altro. Vi ringrazio, alla prossima, al prossimo video. Sì.